I soldi per favorire l'epurazione dei sistemi idrici sappiamo tutti che ci sono, ma per quale motivo non vengono spesi? Beh, in realtà le ragioni sono molte. In alcuni casi c'è un problema di opposizione dei territori che non vogliono il depuratore sulla loro area, naturalmente, perché ovviamente il depuratore comporta dei disagi alla popolazione. In altri casi è la stessa amministrazione che non riesce a fare le gare perché i depuratori costano molto, quindi l'importo è un importo di centinaia di milioni di euro e quindi manca la progettazione. E quindi diciamo che come tutti gli appalti in Italia ha dei problemi di spesa e in questo caso a maggior ragione ci sono dei problemi ulteriori che sono dovuti dalla, diciamo, posizione del territorio. E invece per quanto riguarda la prevenzione, no? Si parla di prevenzione, ma conoscendo i dati degli scienziati comunque da molti anni, perché non si è intervenuti in tempo? Beh, noi stiamo intervenendo in tempo perché la prevenzione, diciamo, se stiamo parlando qui è perché la prevenzione è entrata nell'agenda di governo. Sicuramente il nostro paese non ha mai brillato di prevenzione perché? Perché è un tema che non è spendibile a livello politico, perché quando tu fai prevenzione oggi i risultati li ottieni solo tra una decina di anni, il tempo della politica invece è molto più breve e quindi avere dei risultati immediati ti comporta il fatto di avere un consenso e dei riscontri immediati. E quindi è più facile spenderseli politicamente. Il fatto che la prevenzione diventi un tema all'ordine del giorno comporta che anche la politica si deve adeguare a questa missione. Quali sono i dati dello spreco idrico causato dalle tubature italiane e come si può risolvere questo Il problema? tema dello spreco è un tema molto urgente che tra l'altro si sta aggravando. Noi annualmente l'Istat ci dice che perdiamo il 38%, più del 38% dell'acqua che viene immessa nei sistemi idrici. Il tema è stato già affrontato dall'ultima legge di bilancio perché abbiamo messo 1 miliardo per il mantenimento, la manutenzione degli acquedotti che sono acquedotti vecchi, però va fatta un'importante opera anche lì di manutenzione, di prevenzione nel quotidiano in modo tale da evitare che in un momento così critico come quello attuale, con fenomeni di siccità sempre più frequenti, l'acqua appunto venga buttata e non venga poi utilizzata per portarla nelle case, dei cittadini. Ci sono riscontri nell'efficacia delle attività di mitigamento italiane e europee? Beh, sicuramente sì, oggi vediamo la transizione del sistema energetico, ovviamente gli effetti sulle emissioni, sulla temperatura lo vedremo tra un po' di anni perché c'è una forte inerzia, per cui gli investimenti che stiamo facendo oggi sulle rinnovabili, sul miglioramento dell'efficienza energetica avranno il loro effetto appunto tra 50-80 anni, per cui dobbiamo aspettare un po' per vedere proprio il risultato sul clima e poi i riscontri economici.